Ciao a tutti e ben arrivati alla diretta di oggi. Come state? Spero bene. Io carica per darvi l'ultima ricettina per il nostro cesto natalizio, quindi non mi resta che nulla, non mi resta che, scusatemi, mi stavo andando via il video, salutarvi mandandovi un bacio caloroso a tutti i nostri amici di Facebook, Instagram e YouTube. Sono pronta, ho messo anche già il cappellino di Natale, quindi adesso iniziamo subito la nostra diretta per vedere l'ultima preparazione per il nostro cesto natalizio. Avete visto qua? È tutto tema Natale. Dopo vediamo anche il nostro cesto. Che cosa bolle in bimbi per questa ultima nostra preparazione del cesto di Natale? Ho pensato di fare i ricciarelli, una cosa che ho sempre amato da bambina. E quindi oggi con Bimby TM6 tutto è più semplice. Vediamo subito gli ingredienti che abbiamo bisogno per fare questa bellissima preparazione. Innanzitutto abbiamo bisogno di una scorza d'arancia, perché abbiamo bisogno di profumi, di oli essenziali naturali. Poi abbiamo bisogno di 200 g di mandorle pelate. E poi abbiamo bisogno di 170 g di zucchero, 10 g di farina. Un albume della nostra bella ovetta, la nostra cocottina qui, scusatemi, la nostra gallinella che ci conserva le nostre uova. E poi abbiamo bisogno di un cucchiaio di acqua fredda, dello zucchero a velo e assolutamente un'ostia che ci servirà per conservare, per lasciarlo poi sistemare questo nostro impasto dei ricciarelli adagiato su questa bella ostia. Quindi iniziamo subito a cucinare. Ben arrivati alla nostra diretta. Prepariamo l'ultimo ingrediente per il nostro cesto di Natale. Prima cosa da fare, andiamo a iniziare a questa ricetta che la possono fare tutti i nostri amici che hanno DM31, DM5, DM6. Ah, scusatemi, faccio un passo indietro. Ma avete visto che c'è stato un nuovo aggiornamento? Qui c'è un menu a tendina, ho fatto un video, dopo andiamo a vedere. Ci sono una nuova funzione che è la tritare e impostiamo un timer. Vediamo dopo il timer, ve lo faccio vedere subito in ricetta. Iniziamo a cucinare. Boccale pulito assolutamente, andiamo ad inserire la nostra scorza della nostra arancia, possibilmente senza la parte bianca. Poi andiamo ad inserire le nostre mandorle a 200 grammi. Poi, perché questo è un impasto fatto, queste me le mangio, non ce le lascio di più. Non potete capire, è una droga questa praticamente, proprio è una cosa proprio più forte di me. 200 g di mandorle pelate, 170 g di zucchero semolato. Volendo potete utilizzare anche quello di canna e soprattutto questo è un pasto che possono anche fare i nostri amici che hanno l'intolleranza al glutine perché possono sostituire tranquillamente i nostri 10 g di farina, che sono questi tipo 00, anche con la maizena, quindi pronta, oppure altra farina, adatta per il loro prontuario. 10 grammi, andiamo a spolverizzare il tutto andandocene avanti, posizionando il misurino. Ah, vediamo prima all'interno tutto ciò che abbiamo messo perché guardare nel boccale ci dà sempre tanta soddisfazione. Guardate che meraviglia! Poi adesso andiamo a chiudere il tutto e andiamo a posizionare il coperchio e il misurino e ce ne andiamo 20 secondi a velocità 10. Quindi in questo momento sappiamo tutti che il nostro bimbi sta spolverizzando. Vi ricordo che se anche le nostre lame fanno 10.700 giri al minuto, non surriscaldano mai e quindi il nostro alimento resta invariato, non alterato, quindi la proprietà, colori e sapori restano inalterati. Un secondo e abbiamo spolverizzato il tutto. Facciamo clic su avanti, 5 secondi che il bimbi si apre in autonomia e andiamo a vedere il nostro risultato. Ovviamente abbiamo, vi ricordo, tritato la scorza del nostro arancio, poi abbiamo messo dello zucchero, mandorle e 10 g di farina. Adesso riportiamo giù il tutto facendo questo movimento, che è riunire sul fondo con la spatola, ma per chi ci sta vedendo per la prima volta facciamo vedere tutti i passaggi e in questo momento uniamo l'albume. Quindi ci controlliamo sempre come di nostra buona abitudine che le uova siano integre e non rovinate, altrimenti poi andiamo a buttare tutto quello che abbiamo all'interno. Quindi ci prendiamo un albume e lo mettiamo qua.
E il tuorlo ce lo conserviamo magari per la prossima preparazione, oppure aggiungiamo un altro 2 uova e facciamo una bella frittata a vapore. Quindi andiamo avanti perché vediamo il passaggio successivo che abbiamo bisogno di fare con Bimbi e di mettere un cucchiaio di acqua fredda. Eccolo qua, ce l'abbiamo già pronta. Un cucchiaio, perfetto. E poi andiamo avanti, andiamo a chiudere nuovamente coperchio e misurino e andiamo per 10 secondi a velocità 5. Olè. Allora, ripetiamo gli ingredienti che abbiamo appena utilizzato per fare questa meravigliosa ricetta che sono i ricciarelli. 200 g di mandorle pelate, 170 g di zucchero, 10 g di farina 00, maizena o quella che abbiamo bisogno di utilizzare per le nostre intolleranze. Un cucchiaio di acqua, una scorza di limone, scusatemi, di arancio, senza il bianco perché ci dà quella sensazione di amaro, e un albume. E adesso andiamo avanti, andiamo a vedere com'è il risultato del nostro impasto. Vi ricordo che abbiamo bisogno anche di un'ostia. Adesso prendo una ciotola un po' più grande per farvi vedere la consistenza di questo impasto che andiamo adesso a tirare fuori dal nostro Bimby. È un impasto molto colloso. Quindi ci dobbiamo aiutare a stenderlo, questo impasto, su un foglio di carta da forno, un foglio di, diciamo così, di ostia. Se lo trovate ovviamente rettangolare, diversamente lo prendete insomma anche più piccino, ma solitamente la difficoltà è trovarlo rotondo. Rettangolare avete tranquillamente la possibilità di reperirlo in negozi che vendono assolutamente preparazioni di dolciumi, non l'ho trovata al supermercato, Quindi quando andate a comprare l'aroma Pandoro piuttosto che i coloranti, oppure non so, le candele particolari, un tovagliato, insomma, quei negozi che vendono prodotti per allestimenti, feste e soprattutto ingredienti dolci. Io non so dove abitate voi, ma qui vicino casa mia ce ne sono due. Io abito nella provincia di Roma, ma sicuramente in tutte le grandi città o nei paesi abbiamo, io abito in un paese, sicuramente abbiamo un negoziante dove ci può aiutare, o diversamente, insomma, si può comprare anche su internet. Adesso vedete che cosa faccio io. Intanto mi prendo un foglio di ostia e lo metto direttamente già su un contenitore che poi andremo a cuocere, non lo sposto perché è un po' antipatico, come diciamo così, da sistemare. Quindi vi dovete aiutare con acqua, cucchiaio oppure con le mani. L'ostia ha una parte porosa e una parte liscia. Voi mettete la parte liscia nel basso, quindi la porosa la metteremo poi a contatto con il nostro ingrediente, diciamo con il nostro impasto. Allora, io faccio così adesso, verso il tutto nuovamente sul nostro foglio di ostia rettangolare, e in questo momento dobbiamo cercare di fare un triangolo, diciamo così, scusatemi, non un triangolo, di sistemare questo impasto in una forma rettangolare con l'altezza di circa 1 centimetro. Allora, visto che vi ho appena detto che è appiccicoso, o vi aiutate con le mani bagnandole, facendo proprio così, come faccio io, oppure vi aiutate con il dorso di un cucchiaio, altrimenti non riusciamo a sistemarlo, perché essendo tutto questo con mandorle, tipo la pasta di mandorla, non c'è, veramente abbiamo visto, ci sono 10 grammi di farina, quindi poca roba, e l'impasto è molto molle. Quindi ci aiutiamo a fare questo con le mani bagnate o col dorso di un cucchiaio, come preferite. Quindi io preferisco farlo con le mani. Però come vi, diciamo così, vi trovate meglio. Quindi facciamo adesso questo passaggio con un po' di pazienza, non abbiate fretta, perché lo dovete fare all'altezza di circa 1 centimetro, una forma rettangolare, perché poi dobbiamo tagliarla a forma di rombi. Questo impasto non ha lievito, avete visto, non ha tante cose, però ha bisogno assolutamente di lo dovete lasciare riposare per 6 ore prima di cucinarlo, perché comunque si deve rapprendere, deve avere una certa consistenza che in questo momento vedete non ha, ok? Quindi qui fatelo il giorno prima,
Lo lasciate anche tutta la notte in frigorifero. Non c'è problema, non succederà nulla perché, vi ripeto, abbiamo solo mandorle e un albume, zucchero, 10 grammi di farina e una scorza d'arancia. Quindi non andiamo a rovinare nulla. Non c'è latte, non c'è burro, non c'è nada. Quindi ve lo preparate anche la sera e ve lo cucinate l'indomani mattina. Un segreto anche per la cottura: mettete forno ventilato già bello caldo. Adesso poi vi dico la temperatura ideale per cucinarlo. Ecco qua, pronti. Adesso poi, se non volete proprio far vedere le impronte delle manine, ve lo aggiustate un pochino con il cucchiaio, ma tanto poi con lo zucchero a velo nessuno noterà più nulla. Adesso, sempre con l'acqua, vi dovete aiutare a tagliare questo impasto. Allora, si fa così: coltellino, non con la lama, ma vi dovete aiutare con una o con una rotella, comunque lama liscia. Coltellino affilato, sempre con l'acqua, andate a tagliare. E facciamo così. E lo ribagnate, altrimenti non ne venite fuori. Uguale, ancora così. Considerate che ce ne vengono circa 20, poi dipende da quanti grandi rifate. Comunque, questa è l'ultima preparazione per il nostro cesto di Natale, perché adesso aspetto tante foto. Mi dovete far vedere che cosa avete deciso di preparare. Adesso sono curiosa, eh? Sono un po' come le scimmiette. Andiamo ancora avanti. Ecco qui che incomincia a prendere forma i nostri ricciarelli. Però non abbiate fretta, ve lo dico, questo è un passaggio delicato, che se io non sto qui l'impasto ha, vedete, sembra quasi una purea. Quindi quando vedete che non si distacca più, venite qui con un coltellino e vi aiutate. Ok? Quindi ripetiamo velocemente, ma veramente ci vogliono pochissimi ingredienti: 200 g di mandorle pelate, 170 g di zucchero, un albume, un arancio, di una scorza di un'arancia, e poi abbiamo bisogno di 10 g di farina, oppure quella prevista dal nostro prontuario, perché ve lo ricordo, possiamo farlo anche con gli amici che hanno l'intolleranza al glutine. Adesso, qua ci dice che lo deve lasciare riposare per 6 ore. Vediamo la nostra nuova funzione Bimby. C'è un timer qua, dove io faccio a capire se sono in casa. Posso assolutamente metterlo 6 ore, metto qua, faccio invia e lui dopo 6 ore suonerà e mi dirà che abbiamo terminato la nostra preparazione e quindi posso andare avanti con il passaggio successivo. Avete fatto l'aggiornamento al software? Ditemi di sì, altrimenti provvedete subito. Andiamo poi avanti. Ci dice di preriscaldare il forno a 150 gradi prima di infornarlo, lasciatelo acceso per circa 15 minuti e ve ne andate a cuocere direttamente così, come ho fatto io. O vi mettete sotto anche un foglio di carta da forno e ve ne andate in cottura per 18-20 minuti a 180 gradi ventilato. Adesso aspettiamo le 6 ore, io direi. Poi aspettiamo che cuciniamo e poi, scherzo, eccoci qua! Pronti? Andiamo a vedere, guardate che belli! Sono meravigliosi! Adesso vi dico pure se sono buoni. Andiamo a spolverizzare con il nostro zucchero a velo. Ma prima di fare questo, vediamo. Questo è il residuo dell'ostia, non è carta, perché andiamo a tagliarli. Quindi l'idea del coltellino, vedete, ci aiuta proprio a fare questo. E questa è la nostra ostia. Ovviamente sappiamo tutti che è un alimento che si può mangiare, ma insomma, se volete potete anche toglierlo, se non vi piace. I miei figli ne vanno matti, soprattutto Giordano. Giordano è un po' come Loris, no? Avete ben capito che insomma mangia tanto e gli piace un po' tutto. Noemi ve la menziono un po' di meno, un po' più, le femminucce sono un po' più particolari. Adesso poi andiamo a spolverizzare con zucchero a velo e anche qua ve ne andate a preparare la vostra ultima idea di confezione regalo, perché il cesto di Natale fatto con il Bimby credo che sia una cosa molto gradita, eh? Io vi ho dato qualche idea, poi ovviamente voi non volete proprio fare tutto, lo capisco, ma insomma qualcosa fate e aspetto tante foto. Me le dovete, eh? Io dico che me le merito. Voi? Ecco qua. Adesso andiamo a spolverizzare con zucchero a velo e poi facciamo la prova assaggio. Voilà. Così, perfetto. 20 grammi di zucchero a velo fatto con Bimby.
Il gioco è fatto. Rivediamo un attimino che cosa c'è nel nostro cesto di Natale, perché chi non ha avuto la possibilità di vedere le nostre dirette, non vi preoccupate, avrà l'opportunità di ricontrollarsele e andarsela a vedere piano piano una a una, perché restano in memoria e soprattutto avete la possibilità di andarvene su YouTube. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi, che è una cosa molto carina, che vi aiuterà anche a fare delle ricette che nella vostra preparazione in cucina magari non avete ancora mai fatto. Allora, questo è quanto. Guardate che meraviglia. Bellissime, adesso vi dico anche se sono buonissimi. Poi andiamo a vedere qua che cosa abbiamo fatto nel nostro cesto di Natale. Abbiamo fatto la confettura, vi ricordate? Di arance con peperoncino e qui abbiamo messo anche l'etichetta. Poi abbiamo preparato il mix di cioccolata calda, sempre mettendo i nostri ingredienti all'interno, anche come servire una tazza. Abbiamo fatto le mandorle sabbiate, i nostri taralli, liquore al caramello, e vi ricordo che potete anche fare come idea regalo il caramello. Poi abbiamo fatto qui i nostri biscotti, perché qualcuno mi aveva chiesto di fare il biscotto da inzuppo per la nostra cioccolata calda, e quindi eccoli qua, anche i nostri biscotti fatti a forma sempre natalizia, come stelle di Natale d'alberello. E poi abbiamo fatto anche il nostro, aspettate che lo prendo, eccolo qua, il nostro panforte, buonissimo, veramente buono buono. E poi piano piano incartate come più vi piace. Quindi adesso facciamo la prova assaggio, vediamo com'è buono sto ricciarello, così vi faccio venire l'acquolina in bocca. Lo so, questa è la parte più odiosa, mi odiate, lo so, ma che devo fare? Da qualche parte dovete pure soffrire. Le rifate. Buonissimo, il sapore d'arancio, cappellino mi dona, il sapore dell'arancio è squisito, quindi un bacione grande veramente a tutti, virtuali, vi auguro delle buone preparazioni, aspetto tante foto. Grazie, grazie, grazie e via, diamo il via al Natale. Un bacio virtuale a tutti come sempre. Da Teresa e Bimbi come fare. A presto, ciao ciao!